Ci troviamo nel prolungamento di via Panareo, la strada che porta verso il santuario della Misericordia, perché circa un'ora fa è divampato un incendio che, vedete, ha coinvolto una serie di proprietà che si trovano appunto in questa zona e sono depositati dei camion anche dall'altra parte di via Sant'Onaci. L'incendio ancora non è stato domato dai vigili del fuoco e dai ragazzi della protezione civile. Si vede tantissimo fumo e appunto a causa del vento, insomma, le fiamme si sono allargate verso via Sant'Onaci. Dobbiamo comunicarvi che la strada appunto via Sant'Onaci è interrotta, inibita al traffico proprio per la coltre di fumo piuttosto densa che si sta alzando nel cielo. Vedete, questa è la zona, come vi dicevo prima, che si trova nel prolungamento di via Panareo, la strada che porta verso il santuario della Misericordia, e molto probabilmente l'incendio è partito proprio da questo punto, poi rinforzato dal vento piuttosto forte si è propagato verso via Sant'Onaci. In fondo, non so se riuscite a vedere, ci sono i volontari della protezione civile, poi dall'altra parte della strada su via Sant'Onaci ci sono gli uomini dei vigili del fuoco, stanno cercando di domare appunto le fiamme che altrimenti coinvolgerebbero anche altri mezzi che di privati, insomma, che si trovano in fondo. Qualche mezzo è stato bruciato, ogni tanto si vede una colonna di fumo nero alzarsi in cielo. E quindi pensiamo appunto che ci sono stati grossi danni, non soltanto alle piante, ma anche danni ai beni depositati in questi pezzetti di terreno. Qui vedete ancora le fiamme, queste fiamme stanno coinvolgendo questo rimorchio che purtroppo è quasi del tutto distrutto. Vi ricordo che via Sant'Onaci in questo momento è chiusa al traffico appunto a causa del fumo piuttosto denso, sia in entrata che in uscita dalla nostra città. Si può percorrere la circonvallazione nel tratto, insomma, tra via Sant'Onaci e via San Pietro. Ci sono i volontari della protezione civile e poi gli uomini dei vigili del fuoco che stanno lavorando. Da quella parte non riusciamo ad arrivare proprio perché la strada è chiusa e quindi non ci è consentito andare con la macchina. Ci siamo fermati su via Panareo per mostrarvi appunto questo che sta accadendo. Speriamo che quanto prima riescano a fermare l'avanzata delle fiamme così da poter mettere in sicurezza la zona. Io vi lascio qui per il momento, se ci sono nuovi aggiornamenti vi metterò di nuovo in diretta, grazie. Sempre per raccontarvi ciò che sta accadendo su via Sant'Onaci e via Panareo, ci troviamo di fronte a uno dei parcheggi del soccorso stradale di Martellotta. Anche questo stabile è stato coinvolto dalle fiamme e infatti i vigili del fuoco stanno lavorando per cercare di domare completamente le fiamme che hanno distrutto qualche macchina, qualche mezzo. Ecco, vi faccio vedere il lavoro dei vigili del fuoco, vedete in fondo, ecco, un pompiere, anzi uno o più di pompieri stanno cercando di spegnere il fuoco che ha coinvolto quelle macchine insieme a quel furgone. I volontari ci stanno dando una mano proprio perché effettivamente adesso devono caricare i mezzi con l'acqua che è arrivata con questo mezzo, insomma, dei vigili del fuoco.
Le fiamme sono divampate da via Panareo, da un angolo dell'ultima casa che si trova sul prolungamento per il Santuario della Misericordia. Da quel punto, grazie al vento di tramontana, le fiamme hanno distrutto non soltanto gli alberi e le piante che si trovavano sul percorso, ma anche dei mezzi privati, e sono arrivati qui in questo parcheggio. Il fuoco è partito dall'angolo di via Panareo, dietro. Sì, da dietro, e sì. E poi ha fatto questo danno enorme in questo parcheggio, sì, e così come dicevo prima, le fiamme sono partite da via Panareo, ma non si stanno fermando, non è soltanto qui, perché come vi dicevo ci sono anche i volontari della Protezione Civile che stanno lavorando a fianco per cercare di tenere sotto controllo l'incendio. Qualche cittadino ci ha raccontato che in passato avevano anche denunciato il fatto che c'è chi passa dove vede le sterpaglie e incendia e va via. Non so se è accaduta la stessa cosa anche questa volta, la cosa vera è che purtroppo poi si fanno questi danni a causa appunto del vento forte e di tutto il resto. Voglio farvi vedere soltanto il lavoro che fanno i pompieri, che veramente sono degli angeli custodi, che tutti noi dovremmo veramente valutare molto di più. Il loro lavoro è fondamentale, spesso non sono sufficienti a rispondere a tutte le chiamate che in questo periodo arrivano. Allora, ci allontaniamo, li facciamo lavorare in sicurezza, così io vi faccio vedere anche qualche altra cosa. Vedete, anche lì ci sono ancora le fiamme. Ci avviciniamo da questa parte e vi ricordo che il punto d'innesco di questo incendio è appunto via Panareo, che si trova alle spalle di via Sandonaci. Anche qui ci sono dei mezzi, ma fortunatamente non sono stati coinvolti dalle fiamme. Della Protezione Civile, perché anche loro stanno dando la mano per domare questo incendio. C'è ancora qualche colonna di fumo che si alza. Vediamo se riusciamo a farveli vedere di qua. Sono anche mezzi qui, no, non riusciamo a vederli. Comunque vi assicuro che dall'altra parte di questo muro ci sono i volontari della Protezione Civile che stanno lavorando. Ritorniamo sempre davanti a quel parcheggio di soccorso stradale, anche per vedere le ultime immagini che stanno lavorando. Vedete la coltre di fumo che ancora è presente su via Sandonaci. L'odore acre del fumo è davvero fastidioso. Tra poco infatti concluderemo questa diretta, è quasi irrespirabile. Questa zona io credo che debba essere regolamentata in qualche modo, dovessero esserci delle irregolarità. Allora, vedete, stanno ancora lavorando, dobbiamo continuamente ringraziarli per il lavoro che fanno. Credo che adesso sono un po' più tranquilli, almeno così sembra,
quell'angolo dove si era sviluppato, dove le fiamme avevano coinvolto quei mezzi, sembra domato. Allora, ci troviamo in via Sandonaci, l'incendio è partito dal prolungamento di via Panareo, che è la strada che porta verso il Santuario della Misericordia. Ha coinvolto prima le sterpaglie e poi dei mezzi privati che si trovavano appunto in diversi posti. Vi dicevo prima, la coltre di fumo, il fumo è davvero fastidioso, quindi evitiamo di continuare a mandarvi in onda queste immagini. Comunque abbiamo documentato a sufficienza ciò che è accaduto in questa zona. Grazie a tutti.